Il commento di mister Vecchiato sulla prima Bergamasco, la sconfitta per 1-0 contro il Caravaggio. Non abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico in particolare, ci siamo dispiaciuti perché volevamo sicuramente in casa fare risultato. Basta, adesso lavoreremo perché troppe cose non sono andate come volevamo. Mister, una partita che ha visto il Trento partire bene, qualche occasione di troppo sprecata, poi la differenza l'ha fatta un episodio. Qualche rammarico, quanti rammarici, cambieresti qualcosa? Cambierei qualcosa alla fine, non esiste. Non abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico, secondo me. Poi è vero, abbiamo creato le nostre occasioni, sì, però è anche quella la responsabilità, perché se non facciamo gol la colpa è nostra. Poi sull'episodio sicuramente abbiamo sbagliato, ma dobbiamo migliorare su tutti i punti di vista adesso. Una sconfitta maturata ancora nella seconda frazione di gioco, peccato per quell'episodio finale col gran tiro di Duravia. Sì, si poteva fare anche al primo tempo, non è che... ma non è questo il punto che dispiace, perché volevamo fare sicuramente il risultato diverso. Niente, si lavora sapendo che c'è da fare tante cose, da sistemare tante cose, pazienza. Subito l'occasione per rifarsi in quelle di Lumezzane mercoledì. Sì, domani ci ritroviamo, ci alleniamo e cerchiamo in spogliatoio di capire cosa si può fare meglio, che l'unica cosa da fare è lavorare, tanto il resto non conta nulla. Il commento sulla partita di Zecchinato. Ma niente, è stato un risultato negativo che però non deve essere influente sul nostro morale, perché comunque abbiamo giocato una discreta partita nonostante il risultato sia stato negativo. Sei entrato nel corso della ripresa, hai dato peso all'attacco, quella bella spizzata per il tiro al volo di Duravia, ancora grida vendetta. È stato un peccato perché infatti Marco si è coordinato bene, il portiere ha fatto una gran parata, secondo me è stato un vero peccato, perché pareggiare in quel momento lì sarebbe stato una gran cosa, perché poi saremmo andati a vincerla, secondo me. Ora però testa subito alla trasferta di mercoledì, c'è l'opportunità di rifarsi contro il Lumezzane. Senz'altro il Lumezzane, anche loro oggi hanno perso, credo 4-0, sicuramente è una bella occasione per riscattarci.